Continuiamo lo studio sulle grandezze sinusoidali facendo alcune considerazioni sulla loro origine e sul loro utilizzo. Allora, il perché nello studio dell'elettronica e dell'elettrotecnica in generale si utilizzano le grandezze sinusoidali è dovuto al fatto che le macchine elettriche con le quali si produce energia a livello industriale per tutti gli usi per i quali siamo abituati, appunto utilizza delle macchine che sono in grado di generare in modo efficiente, con altissimi rendimenti, andamenti, grandezze, tensione e correnti aventi un andamento di tipo sinusoidale. Questo perché si tratta di macchine rottanti, chiamati in generale alternatori, che appunto per la caratteristica di ruotare nel tempo producono delle grandezze elettriche che hanno andamento sinusoidale, e questo sarà anche più chiaro andando avanti con le spiegazioni. Consideriamo quindi la generica grandezza sinusoidale GdT, qua rappresentata, è questa. Sappiamo essere esprimibile nella forma a seno di omega t più in generale un angolo di fase di sfasamento φ. In particolare la grandezza qua rappresentata sembrerebbe presentare una fase φ uguale a 0, ma consideriamone comunque l'espressione generica nel tempo in cui compare anche la fase φ. Risolvere circuiti elettrici o comunque determinare le relazioni tra grandezze elettriche che hanno questo andamento nel tempo non è semplice, perché dobbiamo risolvere in genere equazioni, somme, differenze, rapporti, prodotti di grandezze che hanno andamento di tipo sinusoidale, e sicuramente risolvere equazioni o comunque effettuare dei calcoli con queste espressioni non risulta facile. Per semplificarci le cose, fortunatamente esiste un metodo applicabile a una grande generalità di casi pratici che ci viene in soccorso. Il metodo è quello che fa riferimento alle reti elettriche in regime sinusoidale. Quindi partiamo da definire che cos'è una rete elettrica in regime sinusoidale. Una rete elettrica in regime sinusoidale non è altro che un generico circuito in cui tutte le grandezze elettriche, quindi tutte le tensioni e tutte le correnti nel circuito, sono di tipo sinusoidale. Quindi iniziamo col definire la condizione che tutte le grandezze elettriche, quindi stiamo parlando di tensioni e di correnti, tutte le grandezze elettriche, tensioni e correnti sono sinusoidali. Con la particolarità inoltre di essere, come si dice, isofrequenziali. Cosa significa isofrequenziali? Grandezze elettriche sinusoidali isofrequenziali, che vuol dire che hanno tutte la stessa frequenza, F. E quindi, viste le relazioni che esistono col periodo t, che è l'inverso della frequenza, e
con la pulsazione che è definita come 2 pi greco per f se misuriamo gli angoli irradianti, questo vuol dire l'isofrequenzialità comporta, oltre che avere la stessa frequenza, anche lo stesso periodo e la stessa pulsazione. Tutte le grandezze elettriche in una rete elettrica in regime sinusoidali sono sinusoidali e tutte alla stessa frequenza e alla stessa pulsazione. Quando è che si verifica questo caso? Fortunatamente in tantissime situazioni pratiche, perché il regime sinusoidale risulta essere verificato nel caso di. Quindi abbiamo che il regime sinusoidale è verificato per le reti lineari. Reti lineari a coefficienti costanti. Cosa significa questo? Nella pratica, che tutte le reti elettriche dove sono presenti resistori, induttori e condensatori, una volta trascurandone quelli che vengono chiamati transitori, cioè gli intervalli di tempo in genere molto brevi rispetto al funzionamento generale della rete, in cui si hanno variazioni dovute ad esempio all'apertura, alla chiusura di circuiti, al passare da acceso a spento di generatori presenti nel circuito. Come dicevo, a parte questi transitori, le reti lineari costituite da generatori di tensione e di corrente, quindi i cui componenti passivi siano essenzialmente resistori, induttori e condensatori, verificano la condizione di presentare funzionamento in regime sinusoidale se vengono alimentati da generatori di tipo sinusoidale isofrequenziali. Vediamo adesso le conseguenze di questa condizione. Riprendiamo il caso della grandezza sinusoidale. A questo punto abbiamo capito, possiamo anche non vederla rappresentata graficamente. Quindi stiamo parlando, abbiamo detto, di reti elettriche in regime sinusoidale. Quindi abbiamo detto che tutte le grandezze saranno rappresentate, cioè saranno descritte da grandezze sinusoidali tutte alla stessa pulsazione omega. Quindi supponiamo di avere una corrente I di t, questa potrà essere espressa da una grandezza di questo tipo, chiamiamola I1. Essendo sinusoidale sarà di questo tipo. Supponiamo che nel nostro circuito esista anche un'altra corrente, chiamiamola I2 di t, che essendo la rete in regime sinusoidale sarà isofrequenziale con questa, con la prima, quindi avrà un certo valore efficace I2,
diverso in generale dal valore efficace I1 della prima, però presenterà la stessa pulsazione omega e in generale una fase diversa. Ancora, immaginiamo una tensione V1 di T e questa, essendo anch'essa sinusoidale, sarà esprimibile da un'espressione simile alle precedenti di questo tipo. E così possiamo andare avanti nella nostra rete elettrica. Abbiamo detto che tutte le tensioni, tutte le correnti saranno di tipo sinusoidale isofrequenziale. A questo punto soffermiamoci sulla rappresentazione di tutte queste grandezze, cercando gli elementi comuni e gli elementi invece caratteristici di ognuna di esse. Allora, iniziamo con il vedere intanto che tutte queste grandezze presentano la radice di 2 che va a moltiplicare il valore efficace, quindi abbiamo che tutte queste grandezze, allora, radice di 2 è in comune, uguale per tutte, e invece il valore efficace è una caratteristica, quindi poi continuiamo, l'espressione del seno ovviamente è in comune, così come è in comune la pulsazione, quindi l'elemento omega t è in comune per tutte, e vediamo che l'altra invece elemento caratteristico di ognuna delle grandezze sinusoidali risulta essere la fase. Quindi iniziamo a comprendere il fatto che della rappresentazione della grandezza sinusoidale, in realtà i due aspetti che caratterizzano ogni grandezza elettrica sono il valore efficace e la fase. Quindi, quello che possiamo mettere in evidenza è una relazione tra l'espressione nel tempo sinusoidale e la coppia di valori I1, in questo caso Fi1, valore efficace e fase, I2 e Fi2, valore efficace e fase per la corrente 2, V1 Fa, valore efficace e fase per la tensione V1, e potremmo proseguire per tutte le grandezze della rete elettrica. Si vede quindi che ogni grandezza sinusoidale, in realtà, per essere caratterizzata e distinta da tutte le altre, non mi serve averne l'espressione completa nel tempo, ma mi basta la coppia di valori rappresentate da valore efficace e fase. Andiamo a interpretare graficamente questa coppia di valori, valore efficace e angolo di fase, che stiamo iniziando a capire individuano ogni singola grandezza sinusoidale. Creiamo un po' di spazio per proseguire nella nostra descrizione. Lasciamoci quindi la coppia di valori di ognuna delle grandezze e rappresentiamo un piano cartesiano questo, sul quale andiamo a rappresentare graficamente appunto la coppia di valori. In che modo? Interpretiamo il valore efficace come la lunghezza di un vettore,
Quindi andiamo a disegnare adesso un vettore che sappiamo come tutti i vettori è caratterizzato da un modulo e da un angolo. L'angolo corrisponde alla fase, quindi noi disegniamo per la corrente I1 un vettore V1 I1, supponiamo sia questo vettore ha lunghezza I1 e angolo rispetto all'asse delle ascisse misurato positivamente in senso antiorario pari alla fase φ1 del vettore. La stessa cosa possiamo fare per il vettore, per la corrente I2, disegnandone il corrispondente vettore, supponiamo che sia in questo caso questo, vettore di lunghezza I2 angolo φ2, supponendo in questo caso che φ2 sia un angolo negativo, e poi abbiamo nel nostro esempio la tensione V1 e supponiamo che la tensione V1 sia ad esempio questa, rappresentata da questo vettore di modulo pari al valore efficace della tensione V1 e angolo φ con A. Anche in questo caso supponiamo che sia negativo, ci troviamo nel quarto quadrante e la coppia appunto valore efficace e angolo di fase della tensione V1 individua questo vettore. I tre vettori così rappresentati vengono sono appunto rappresentati nel cosiddetto piano di Gauss. Piano di Gauss che è definito come un piano cartesiano avente sull'asse delle ascisse i numeri reali e sull'asse delle ordinate i numeri immaginari. Cosa si intende in questo caso? Nel nostro caso si intende che il vettore rappresentativo di ognuna di queste grandezze sinusoidali, oltre che appunto come vettore, può essere interpretato anche come numero complesso, quindi costituito da una parte reale e da una parte immaginaria, immaginando appunto che il numero complesso sia rappresentativo dell'estremo del vettore. Prendiamo il caso della corrente I1, magari lo ridisegniamo in modo più chiaro, quindi ridisegniamo il piano di Gauss, asse reali, asse degli immaginari, abbiamo detto consideriamo la nostra corrente I1 di T, che è rappresentata dal suo valore efficace I1 e dalla sua fase φ1. Abbiamo detto che questo sia rappresentativo di un vettore che ha modulo, quindi lunghezza I1 e angolo rispetto all'asse delle ascisse φ1. Questo può essere interpretato anche l'estremità del vettore può essere interpretata come un punto rappresentato quindi da due coordinate sul piano di Gauss, la coordinata sull'asse delle ascisse che viene indicata come la parte reale del numero complesso che individua appunto la punta del vettore, indichiamolo come I1,
R, la parte reale, e l'altra componente sull'asse delle ordinate sia la I1, la componente immaginaria. Quindi la corrente I1, oltre che dal vettore avente modulo I1 e fase φ1, può essere rappresentata dalla coppia di valori I1R e I1I, che può essere immaginata appunto come la componente reale, la componente immaginaria di un numero complesso, appunto, indicato il simbolo I1, I1R più J I1I, dove J è l'unità immaginaria che sappiamo essere definita come la radice quadrata del numero negativo meno 1. Questa è la definizione di partenza dello studio matematico dei numeri complessi. La parte reale e la parte immaginaria del numero complesso sono ovviamente legati anche al modulo, quindi alla lunghezza del vettore rappresentativo e all'angolo, dalle relazioni esistenti rispetto a questo triangolo rettangolo che si forma tra questi elementi in cui abbiamo appunto un catetto di lunghezza I1R, l'altro catetto di lunghezza I1I e l'ipotenusa di lunghezza I1. E sappiamo che le relazioni tra le varie grandezze sono queste: I1 l'ipotenusa è, per il teorema di Pitagora, la radice quadrata della somma dei quadrati costruiti sui cateti, e l'angolo φ1 risulta essere uguale all'arco tangente del rapporto fra il cateto che rappresenta la parte immaginaria I1I diviso I1R. Questa è la relazione che esprimono il modulo del vettore e il suo angolo in funzione delle componenti cartesiane, reale e immaginaria. Le espressioni inverse sono quelle che consentono di ricavare la parte reale e la parte immaginaria, note la lunghezza dell'ipotenusa, quindi il modulo, e l'angolo che sappiamo essere I1. R uguale a I1 coseno di φ1 e la parte immaginaria I1M essere uguale al modulo dell'ipotenusa per il seno di φ1. Quindi abbiamo la coppia di relazioni che mi consentono di passare dalla rappresentazione, quella chiamata rappresentazione polare, che è quella per la quale la corrente I1 può essere espressa come appunto il vettore di modulo I1 e di angolo φ1. Questa è la rappresentazione polare, o notazione polare, meglio, e la corrispondente notazione invece chiamata cartesiana, in cui la stessa grandezza rappresentativa I1 si è espressa come
parte reale e parte immaginaria. E questa è la notazione appunto cartesiana. Per concludere, quindi, noi abbiamo che in una rete elettrica in regime sinusoidale tutte le grandezze sono sinusoidali isofrequenziali, quindi ognuna di esse è caratterizzata soltanto dal suo valore efficace e dalla sua fase, e quindi può essere rappresentata da un vettore avente lunghezza pari al valore efficace e angolo argomento del vettore uguale alla fase, oppure può essere interpretata come un numero complesso avente parte reale e parte immaginaria uguale alle componenti dello stesso vettore sugli assi cartesiani del piano di Gauss. Quindi vedremo che non sarà più necessario usare le espressioni nel tempo per risolvere i circuiti in regime sinusoidale, ma si utilizzeranno le rappresentazioni mediante numero complesso. Per terminare, diamo un nome al numero complesso o al vettore che abbiamo così definito. Quindi noi partiamo dalla grandezza sinusoidale, quindi da una sinusoide. Alla sinusoide corrisponde un numero complesso o un vettore che è rappresentativo della stessa coppia di valori, e questo vettore o questo numero complesso prende il nome di fasore della grandezza sinusoidale.